E vi presento il castello per il DVD. Non mi dite niente. Che devo fare? Ho fatto una mega cazzata. Una mega cazzata. Vai! 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 E se qua fanno male? Vai! Vai! I king! Andatene poco, mannaggia! Andiamo dall'altro lato, vediamo che c'è. Intanto è finito anche di piovere. Wow, Elias, come sarà contento! Mamma mia, ma mi si proprio l'occhio in quella! Ma mi si proprio l'occhio in quella! Andate là, come sono belle che lì luce! In distanza, no! Allora, ah, qua ci stanno le varie fontane. Ah, qua c'è proprio una fontana in mezzo. Dove è calda, no? Mannaggia. Vai, che giardino! Questo è proprio un bosco, non è un giardino. Allora, vediamo un po' qua che c'è. Almeno ci visitiamo solo la parte esterna. Mamma mia, guardate che fontane! La valigia è merda che giova sempre. Ma proprio le fontane in mezzo al laghettino là. Guarda, sono solo io. Comunque ragazzi, io credo che venire qua nel periodo estivo, oppure anche questo periodo qua che è ottobre, però con una giornata decente e con il castello aperto, quindi io vi ripeto che il martedì è chiuso, automaticamente vi consiglio di non venire, che prendete i pacchi come l'ho preso io. Delle proprie pacchi. Guardate che belle fontane che c'ha, merda. Qua è enorme. Enorme. Guardate là. Sembra un po' la reggia di Caserta. Andiamo a vedere un po' dall'altro lato che c'è. Allora, là presumo che ci sia come una specie di terrazza dove sono le statue. Tipo proprio come la reggia di Caserta. Infatti proprio... Guardate che bella fontana laggiù. Allora.
Quindi andiamo a vedere questo punto panoramico, se è una terrazza, non so, che il fondo non si vede. Quindi quando non si vede, in genere è una terrazza panoramica, forse si affaccia sul resto del giardino, non so. Adesso andiamo a vedere. Comunque da venire a visitare, è molto bello. Molto bello. Allora, siamo quasi per arrivare a questo punto. Sembra un punto panoramico. Allora, se ci saranno altre spontanee, boh. Na 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 na. Con le mani sbucci le cipolle. Wow, proprio con Mareggio Caserta. Wow. Bello. Ah, mannaggia. Strafigata. Bellissimo. E questo è da venire a visitare. Merda. Mannaggia. Peccato però, potevano scrivere su internet che era chiuso, martedì. Allora ragazzi, non ci abbattiamo, eh? Allora, mo facciamo così. Andiamo alla ricerca di un DVD. Mettiamo le immagini del DVD dall'interno del castello. Però, vabbè, comunque già ho fatto la puntata per come arrivare qui, quindi avete visto un po' i giardini. Adesso faccio la puntata, però non è filmata del garage ma dei viaggi, voilà. Quindi magari con della musica, non so, uniremo i pezzi e facciamo questa puntata sullo chateau. Merda, posso immaginare tutto sto tempo per arrivare qua. Allora ragazzi, quindi facciamo la puntata, però vi prometto che veniamo a visitarlo all'interno con le telecamere di Telegarage Mare Viaggi. Wow, mannaggia. Allora mo facciamo così, ce ne ritorniamo a Parigi. Allora, mo ce ne ritorniamo a Parigi e andiamo a vedere se è aperto il museo che si trova vicino alla Torre Eiffel. Un museo molto particolare, non sono mai andato a vederlo. Ci sono un sacco di piante, una specie di orto botanico, però credo è un museo proprio preistorico, non so, vi dico una stronzata. E stava pure nella mia mente, però non so, oggi è martedì, quindi può darsi che si spanna una sola voce qua. A più tardi, andiamo a fare un po' gamma fa qua, eh. Diamo un senso alla giornata, a più tardi.